ragazzi, come va? Io sono Lefnax e oggi siamo in un video. Mi allontano un po'. Anzi, mi avvicino così. Oh, molto interessante! Ecco, il fatto sta che mi è arrivato un altro là. Cioè, non è quello, quello era quello vecchio, ma ho messo i cubi lì dentro. Mi sono arrivati altri cubi da casa, ma questi un altro video. Mi è arrivato questo pacco da Z-Cube, forse, da QS, non sono sicuro. Ora lo vedremo in base ai cubi che ci sono dentro. E niente, qua c'era la mia informazione, l'ho tolta ovviamente. Apriamolo e vediamo cosa c'è. Mamma mia, 40 secondi. Non ti ho parlato pochissimo prima di iniziare il video. Non mi convince la luce. C'è tipo troppo da qua c'è poca. Però non posso fare per ora nulla. Apriamolo, dov'è il mio coltellino? Non lo trovo. Allora, l'ho trovato. E qua, apriamo questo pacco, sono molto emozionato perché da tipo 8 mesi, 9 mesi che non faccio un unboxing di questo tipo. Cioè, non compravo cubi online. E allora, per fatto di spostarmi da città, adesso è bellissimo. Mi è arrivato, questo significa che l'indirizzo era giusto, sono contento. Bene, e allora, apriamo questo pacco. Non ti sfogare, camera. Ok, adesso da qui vediamo se non ho perso le abilità che non avevo. Ui, quasi mi taglio. Che non avevo, perciò, come vedete, quasi mi taglio. Allora, da questa parte dovrei riuscire a... Ma perché non posso aprire questa scatola in maniera normale? È tipo troppo attaccato. Che tra l'altro, da questo lato... Ah, apriamola da questo lato. Quasi la apro, quasi la apro. Togliendo tutta l'informazione che c'era. Allora sì, apriamola da questo lato. Oh, ecco, adesso... Bene, da questa parte è già aperto. Adesso da qui... Oh, mamma mia, le capacità di apertura di pacchi. Mamma mia, che soltura. Ecco. Allora, che abbiamo qui? Non si vede nulla. Non so quanti cubi sono, non mi ricordo quanti ho comprato. Però... E c'è una cosa che non mi ricordo aver preso. Cos'è questo? Ci sono tipo 4 cubi? Ma non mi ricordo... No, no, non lo so. Vediamo. Apriamo... Che ne so, prima... Oh, oddio, mi ricordo questo cubo! Oh, questo è uno di quelli che più volevo. Allora, prima... Apriamo questo. Forse quello lo lasciamo di ultimo. Questo cos'è? Oh, questa è una banana! Momento, manca uno dei personaggi più importanti. Oddio. Manca uno dei personaggi più importanti del mondo. Fluffy, grazie per essere qui con me. Scusami, non è che ti ho dimenticato, è che ero molto emozionato per la scatola. Allora, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo una banana. Una banana che è un cubo. Cioè, non è un cubo, è un... veramente un cuboide, per quello che ho capito. Pensavo che era un 3x3, ma non è un 3x3, è un cuboide. È una banana, cioè, cos'altro vuoi della vita? Una banana, cubo, bellissimo. Abbiamo questo. Poi cosa... Anzi, l'apriamolo subito. Voglio capire cosa mi dà, cosa mi apporta questo cubo. Vediamo. Lo apro da non so che lato. Non so come si apre questa cosa. Oh, così si apre. Mamma mia. Oh no. Non è successo nulla. Bene. Mi tolgo questo, sono gli occhiali. Vediamo cosa dice la carta. Questa carta dice cose che non capisco. Ma, perché sono in cinese? Ah, c'è l'inglese pure. Do again according to condition 1. Spiega come risolverlo anche in inglese. Mi sembra giusto. Do again according to condition 2. Then according to some condition and state. Bene, siccome non ho seguito il discorso non ho capito un cazzo. Oh, guardate, R2 U'. Bellissimo. Veramente bello. Questo lo posso buttare. Ma è più grande di quello che... Guardate, questa è la mia mano. Che la mia mano non è piccola, eh. Cioè, questo è Fluffy, va bene. Questa è una unità di misura molto importante. Questo è un campione di misura incredibile. Gira bene. E guardate la banana. La banana è più grande di Fluffy. Adesso Fluffy è sorridente. Adesso no. Va bene. Mettiamo Fluffy lì.
Gira. Oh, mamma mia. La banana gira benissimo. Oddio, bellissimo. E sì, come vedete, è un 3. 2. 2. Qua ci sono... Oh. Qua, vedete? Ci sono due qui. Ci sono due qui. E allora abbiamo un... Che rumore è questo? È un motore? Che rumore è? Sembra tipo tuberia, una... non lo so. Va bene, niente. È un 332. Lo possiamo girare così. Lo possiamo girare così. Possiamo girarlo così. E adesso abbiamo una banana modificata geneticamente. Mettiamola lì, insieme a Fluffy. Cos'altro abbiamo qui? Cos'altro abbiamo? Bene, lo prendo a caso. Questo no? Questo era questo? No, questo no. Prendiamo per esempio questo. Che tra l'altro... Che oddio! Che marchio è? Che tra... Oddio, che bello! Ho comprato cubi che mi piacciono un sacco e che non ho mai avuto, ma ho sempre avuto... Ho sempre voluto averli. Bene, questi tempi verbali. Benissimo. Che marchio era questo? Serious Cube. Banana. Però no, non dice il marchio. Funksin! Funksin, mettiti... Ecco, Funksin, mamma mia. Questo è il marchio. Adesso abbiamo un Megaminx, che non è un Megaminx, è della Shenzhou. Questo logo ce lo dice. Questo è un Megaminx 2x2. Io purtroppo qua a Roma non ne ho l'altro Megaminx. Lo devo prendere. Cioè per tenerlo, devo fare che arrivi. Però neanche ne in quel pacco che so già che cui vengono. Non ce l'ho, spero di averlo presto. E questo è un Megaminx 2x2 della Shenzhou. Quello che ho è il Megaminx 3x3. Tipico. Lo standard Megaminx è 3x3. È della Shenzhou pure. Adesso apriamolo. Wop. Wop. Oh. Perché è scombinato? No, non è scombinato, vero? No, non è scombinato. Non è scombinato. È bello. Mette. Oh. È lubrificato. È lubrificato, facciamo così. E adesso facciamo così. E non è successo nulla. È un Megaminx 2x2. Non ho mai avuto uno. Non so di preciso quanto. Quanto. Cioè, si risolverà come un 2. Come un. 2x2, che alla fine è come 3x3 senza list. Cioè, entri. Niente, non penso sarà molto difficile. Vediamo cosa dice qui. Ecco. Niente tutorial. Tutorial in cinese. Immagino. Cinese? Non lo so, questo non è inglese. Va bene, non ho bisogno. Niente, proviamo a rimettere questo a posto. Perché sto innervosendo, sinceramente. Ecco. E adesso possiamo passare a metterlo così. Forse un po' più simmetrico, buttiamo questo. E mettiamolo qui, anzi. Ecco, qua c'è la scatola. Vediamo che altro c'è, che altro c'è. C'è qualcosa di là. Ma cazzo, quanti cubi ho comprato? Sono diventato pazzo? Qua ci sono due, qua ci sono altri tre? Non lo so. Questo è Lang Lang per la scatola. Lang Lang, se non mi sbaglio. Penso, non sono sicuro, se mi sto sbagliando ditemelo. Ma non lo so, vediamo questo cubo. Adesso che abbiamo? Abbiamo... Un secondo, fermo perché evitiamo che si riscaldi la camera. Oh, volevo schiacciarla, ma non ce l'ho fatta. Oh! Bene. Adesso abbiamo un cubo Lan Lan. Non so che cubo è, non mi ricordo. Per niente, non so cosa ho comprato qui. Ma, oh, credo sia uno Scube. Credo sia proprio uno Scube. È uno Scube? O è un 2x2? No, è un 2x2, perché gira 90 gradi. Sì, è un 2x2 strano, non so come si chiama. Dov'è la scatola? L'ho buttata. Che cazzo non è la testa? Dov'è la scatola? Qui? Ecco. Allora. Cosa dice la scatola? Non dice nulla. Cavolo, scatola, perché? E non c'era neanche il testo? Non c'era nulla all'interno, soltanto il cubo. Che brutto, ma niente, è un 2x2. Sono angoli? Come vedete, sono angoli. Sono 8 pezzi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono 8 pezzi e niente, non c'è niente da... di strano. È un 2x2 però con più colori. Facile da risolvere, non vi preoccupate. E vediamo, facciamo una T-Perm. Oh, mamma mia, cosa sarebbe un video senza una T-Perm? Non lo so. L'ho fatto bene? Sì? Questa è una T-Perm, lo vedete? Bellissimo, facciamola di nuovo. Mettiamo il cubo a posto. E niente. Ah, ragazzi, non sapete quanto mi mancava
fare un unboxing di questo tipo. Un unboxing bellissimo. Vediamo questo cubo qui. Oh, attenzione. Ancora abbiamo altri due cubi. Questo lo posso buttare. Ancora abbiamo altri due cubi, se non mi sbaglio. Vediamo cosa c'è. Prendiamo questo. Sì, questo gliel'avete visto cos'è. Ma ora ne parliamo. E questo è un 3x3. Perché ho preso un 3x3? Della Shenzhou, tra l'altro. Non lo so. Perché? Questo è il Legend, forse? È il 3x3 Legend? Vediamo. Shenzhou. Della Shenzhou. Cube. Non lo so, vediamo. Che cubo è questo? Forse è il Legend, che io ancora non ce l'ho. Cioè, adesso ce l'ho. Ma se è questo, adesso ce l'ho. Ma non ce l'avevo. Sì, forse è il Legend. E forse l'ho comprato questo su sette, che io non lo so. Non lo so, non vi so dire da dove l'ho comprato, non mi ricordo. Forse l'ho comprato su Cubes. Non lo so. Una delle due siti su internet. Siti internet. Qua non lo dice? Qua non lo dice. Solution for Shenzhou Cube. Sì, lo so, è una come si risolve il 3x3, ma io ho bisogno di sapere che cubo è. Penso sia il Legend, ma non sono sicuro. Va bene. Poi penso ve lo dirò nell'edizione, nel montaggio. Dobbiamo essere poco professionali. Sì, è un Shenzhou Legend. Gira. È lubrificatissimo. E gira bene. Vediamo il taglio. Senza problemi, però 45 gradi non ci arriva. No. Va benissimo. Non è che non va bene, ma per quanto riguardano i tagli, taglio inverso fa poco. Vedete? E se siamo linea con linea, lo fa perfettamente, un po' di più lo fa, ma 45 gradi non lo fa. Vediamo T-perm. No, questa non è una T-perm. Che cazzo sto facendo? No! Cavolo, qua devo permutare quattro angoli. Scusate, quattro ariste. Lo facciamo subito. Questa deve venire qui. No, 1, 2, 3, 4 e 5. Interessante. Avete mai visto questo caso? Penso di no, perché di solitamente usate metodi, per esempio il CFOP o Friedrich ridotto, o metodi più semplici come il metodo Astrati, che questi casi non ci sono mai. Ma in questo caso, per esempio, voglio fare una permutazione di questi tre, per esempio, per portare questo qui. Questo lo posso portare qua, vedete? E questo lo porto qui. Come facciamo? Faccio così. Vediamo. Bene, 1, 2. Facciamo. E adesso faccio così e così. Niente, ho fatto una permutazione di tre ariste, però ho fatto un algoritmo X precedente, che mi ha permesso di avere i tre in questa sequenza e non in questa sequenza, no? In questo formato. Facciamo lo stesso con questi tre. Questo deve venire qui, questo qui e questo qui. Questo deve venire qui. Facciamo l'algoritmo. Adesso. E adesso aggiustiamo questo e questo. Forse l'ho fatto al contrario, vero? Sì. Purtroppo l'ho fatto al contrario. Adesso non so cosa sto facendo. Ecco. Un secondo. 1 e 2. Ma adesso mi rimangono 3. Ah, allora c'era un altro in più. Che strano, no? Niente, l'abbiamo risolto. Ho avuto alcuni lapsus. Comunque, erano diversi. Non so quanti adesso. Forse erano 5. Ma no, si starò riscaldando la camera. Tipo 5 ariste che erano scombinate, permutate fra il cubo. Cioè, messe nel cubo. Io ho dovuto permutarle per aggiustare la situazione. T-perm. Oh, di nuovo no, eh? Ecco, l'ho fatta benissimo. Nel senso che il cubo non mi ha dato dei problemi. Mi sembra giusto. E adesso cosa abbiamo? Mettendo questo qui, che purtroppo non c'è molta illuminazione da questa parte, abbiamo l'ultimo cubo. Oh, mamma mia. Questo lo posso buttare. E abbiamo questo qua. Rompiamo questo. E cosa ci dà? Ci dà una
ci dà qualcosa? Sì, ci dà un testo. O no? No, non ci dà un testo. O c'era il testo all'interno della scatola e l'ho rotto, l'ho distrutto. Sì. Niente, come si risolve, immagino, no? Sì. Questo è un GR Cube, ragazzi. Oddio, non ho avuto mai uno fra le mani. Non so come si risolva. Dicono che è semplice, ma io non l'ho mai fatto. E ci sono diversi, diversi cubi, di questo tipo. C'è il GR Cube 3x3, come questo, che non ha questi pezzettini bianchi qua. Sono neri. Pertanto è più facile ancora, perché non devo premutarli. Questo ce li ha. Come vedete, io adesso... Vedete, quello, vedete questa cosa strana? Ho messo tutti i pezzi a posto, ma questi hanno orientamento. Perciò il cubo tecnicamente dovrebbe essere risolto, ma non lo è. Perciò non serve risolverlo con il metodo astrati, non si può. Non si può. Allora ecco. Non so come si risolva, devo studiarlo, devo capire come funziona. E poi lo risolveremo, ragazzi. Cubi belli. Una banana e un GR Cube. Oddio! No. Benissimo, sono molto intelligente. Questo non dovete mai dimenticarlo. Sono una persona molto intelligente. Oh, tolgo questo e facciamo qualcosa bella. Vi piacciono questi cubi? Vi piacciono? Bene, questo sarà il thumbnail. Più o meno. Ora vedo com'è giusto le luci. Io spero che questo video vi sia piaciuto un secco. Se è così, lasciate un bel mi piace. Non mi ricordo verso dove era, perciò niente. Usiamo lo schermo dietro, no? Oddio! Io spero questo video vi sia piaciuto un secco. Se è così, lasciate un mi piace. Condividete con noi. Ci vediamo. Quando ci vediamo? Un altro giorno. Quando la camera non si surriscalderà troppo. Questo non succederà fino all'infinito, però... Io vi saluto comunque, perché già vedo lì la cosa che si sta surriscaldando. Ciao!